Sabato 20 giugno 1942. Per una come me, scrivere un diario fa un curioso effetto. Non soltanto perché non ho mai scritto, ma perché mi sembra che più tardi, né io né gli altri, potremmo trovare interessanti gli sfoghi di una scolaretta di 13 anni. Però, a dire il vero, non è di questo che si tratta. A me piace scrivere e soprattutto aprire il mio cuore su ogni sorta di cose, a fondo e completamente. La carta è più paziente degli uomini. Rimuginavo dentro di me questa massima in una delle mie giornate un po' melanconiche, mentre sedevo annoiata con la testa fra le mani, incerta se uscire o restare a casa, e finivo col rimanermene nello stesso posto a fantasticare. Proprio così, la carta è paziente. E siccome non ho affatto intenzione di far poi leggere ad altri questo quaderno rilegato di cartone che porta il pomposo nome di diario, salvo il caso che mi capiti un giorno di trovare un amico o un'amica che siano veramente l'amico o l'amica, così la faccenda non riguarda che me. Eccomi al punto da cui ha preso origine questa idea del diario. Io non ho un'amica. Per essere più chiara, devo aggiungere una spiegazione, già che nessuno potrebbe credere che una ragazza di 13 anni sia sola al mondo. Neppur questo è vero. Ho dei cari genitori, una sorella di 16 anni, conosco tutto sommato una trentina di ragazze, di alcune delle quali potreste dire che sono mie amiche. Ho un corteo di adoratori che mi guardano negli occhi e se non possono fare altrimenti in classe cercano di afferrare la mia immagine servendosi di uno specchietto tascabile. Ho dei parenti, care zie, cari zii, un buon ambiente familiare. No, apparentemente non mi manca nulla, salvo l'amica. Con nessuno dei miei conoscenti posso far altro che chiacchiere, né parlare d'altro che dei piccoli fatti quotidiani. Non c'è modo di diventare più intimi, ecco il punto. Forse questa mancanza di confidenza è colpa mia. Comunque è una realtà ed è un peccato non poterci far nulla. Perciò questo diario ha lo scopo di dar maggior rilievo nella mia fantasia all'idea di un'amica lungamente attesa. Non mi limiterò a scrivere i fatti del diario come farebbe qualunque altro, ma farò del diario l'amica e l'amica si chiamerà Kitty. Questo è il diario di Anna Frank ed è uno dei libri banditi nella storia recente.